Benvenuti al primo sneak peek dell'aggiornamento autunnale in Clash of Clans. Nel video di oggi inizieremo a parlare e a presentarvi alcune delle tantissime novità che verranno introdotte in game. Nei prossimi giorni, nei prossimi video, continueremo l'argomento perché l'aggiornamento autunnale è abbastanza corposo e viene ovviamente frazionato su più video. Quindi iscrizione al canale per non perdervi le prossime novità. Andiamo subito in game. Vamos! Prima di iniziare, una semplice raccomandazione, quella di inserire il code Creator Vamos direttamente in game. Ve lo ricordo non solo perché dopo 7 giorni in automatico viene resettato e va reinserito, ma perché quando ci sono update vengono fuori delle offerte davvero golose e allettanti. Se fate qualsiasi acquisto, assicuratevi che prima il code sia attivo, il vostro supporto per me è davvero importante. Nel primo sneak peek andremo a vedere nuovi livelli di difese, nuovi livelli di edifici, nuovi livelli di truppe, ma iniziamo subito dai bilanciamenti, perché la Supercell è ovviamente attenta sempre al controllo che il gioco sia ovviamente giocabilissimo, però non troppo facile da battere. Si sono molti lamentati che i Dragon Rider, i Cavalcadraghi erano molto forti, stessa cosa sui draghetti infernali. Inizieremo proprio dal vedere le modifiche che arriveranno per quanto riguarda queste due truppe. Il draghetto infernale, per renderlo un po' meno potente, hanno rallentato in sostanza la carica del draghetto. Come ben sapete, come la torre infernale singola, più tempo ha il target, il draghetto va aumentando il proprio danno. Ecco, la carica viene rallentata di 0,2 secondi. Questo per far diminuire la potenza. Per quanto riguarda invece il Dragon Rider, il raggio di azione del Dragon Rider viene diminuita di mezza casella, il che vuol dire che il Dragon Rider dovrà avvicinarsi di più all'edificio per poterlo colpire. Andiamo proprio a fare una prova per vedere. Mezza casella è un qualcosa, dobbiamo vedere comunque l'impatto di questa modifica, ci vorrà un po' di tempo per conoscerla, ma siamo fiduciosi. Un'altra piccola modifica riguarda invece lo Yak. Lo Yak che fino a questo momento aveva avuto comunque un danno splash e sulle mura ne apriva addirittura tre, tutte in una volta. Questa cosa non avverrà più, praticamente lo Yak aprirà su un singolo settore. Proviamo a creare un funnel per mandare il re a muro e andiamolo proprio a vedere come cambierà. Aprirà meno spazi di mura e avrà un minor impatto anche sul castello del clan qualora dovesse incontrare il CC. Il proprio Yak, anche in quel caso non ci sarà più il danno splash, ma targetterà gli edifici e i nemici uno per volta. Come vedete, in questo attacco ha aperto un solo pezzo di mura. Passiamo adesso a vedere i nuovi livelli degli edifici e dopo i nuovi livelli anche delle truppe. Partiamo dall'arco X, che è la difesa più importante. Ci vorranno 18 milioni e mezzo per mettere in up l'arco X, ovviamente tempi e costi senza contare la riduzione del Gold Pass. 19 giorni, il danno per secondo viene aumentato di 15 punti. Andiamo subito a sbloccarlo senza perdere tempo ed ecco l'arco X maxato che finalmente va a tema con il verde del TH14.
Un nuovo livello anche per i mortai che arriveranno fino al livello 14, 17 milioni e mezzo di oro per metterli in upgrade e 18 giorni di tempo per averli maxati. Aumenterà un po' il danno per secondo, andiamolo a migliorare immediatamente. E questo è il nuovo mortaio maxato, quindi 4 archi X. 4 mortai da fare e oltre quello verranno aggiunti altri 50 pezzi di mura. Passiamo invece al laboratorio con i nuovi livelli di truppe. Iniziamo dal minatore che arriverà fino al livello numero 8, 17 milioni e mezzo e 17 giorni di tempo per maxarlo. Oltre questo ci sarà anche lo Yeti che arriverà fino al quarto livello, più 20 danno per secondo, 18 milioni di rosa e 18 giorni di tempo, quindi tanto tanto tempo per maxare il laboratorio. C'è il nuovo livello finalmente del mio Hog Riders, livello 11, 30. 120k di nero e 17 giorni di tempo, sicuramente sarà la prima truppa che maxerò. Passiamo al Golem, anche qua 320k di nero e 17 giorni di tempo per maxare e nuovo livello del bocciatore, anche qua 320k, 17 giorni e 12 ore, ovviamente tempi e costi senza il Gold Pass. E quando avrete maxato truppe, archi X e mura e mortaio, l'aspetto del vostro TH14 sarà più o meno così. Come vedete, mancano ancora tanti mura blu. Sono ben 125, quindi il TH14 non è ancora completo. Ci sarà da vedere che impatti avranno queste modifiche, questi nuovi livelli sia di truppe che di difese. Adesso andiamo a provare in un attacco alcune di queste nuove truppe. Andiamo a provare con un esercito del genere, con un golem, 4 yeti, 10 bocciatori, 5 guaritrici, 4 terremoto e diciamo il classico spam via terra e vediamo come reagisce questa base. Qua non abbiamo tantissimo valore di Walking Warden, onestamente, ci possiamo però provare. Possiamo provare magari a prendere, non so, magari questo settore di qua e provare a pushare sulla torre infernale. Proviamo, vediamo. È giusto for fun, no? Ok, qui il gufo ci lascia le penne, fa niente. Tra l'altro ho dimenticato a portare qualche mongolfiera per proteggere le guaritrici. Errore, è una cosa che assolutamente raccomando, ma purtroppo per fare i video sono sempre di fretta, non abbiamo mai tantissimo tempo di preavviso quando escono gli sneak peek, quindi devo fare abbastanza in fretta. Ok, il sorvegliante ha preso un discreto valore. Io metterei re e tre streghe di qua. Ok, si è attaccato l'arco X lì. Andiamo con i super spacca qua. E 3 e andiamo a richiamare un po' il tutto. Il golem è diventato tutto verde, lo Yeti è molto più scuro e il bocciatore ha la pietra in mano verde. Ok, allora esce il castello del clan, il push entra praticamente tutto lì, non è proprio malissimo che ci entra tutto così. E andiamo ad aprire qua a questo punto Warden e Furia ancora. Il push addirittura è uscito dall'altro lato, cosa che non mi sarei aspettato onestamente. Però, insomma, Golem, dai, il golem è full vita a fine attacco, che roba è? Golem contro singola e TH.
Va che roba. Va che roba. Ok, proviamo ad aggiustare quello che si può. Gelo qua. Quindi diamo re per proteggere la Royale. Ancora gelo lì. Ah, prendo scatter per un pelo. Abilitiamo la campionessa a breve. Dannati muratori, hanno riparato il TH. E invisibilità sulla Royal Champs per prendere Muni. Le due stelle le facciamo. Non facciamo le tre perché è andato tutto a rotoli. E nonostante questo, stavamo anche per chiudere. Il che mi lascia un po' timoroso. Magari il push via terra adesso ritornerà prepotentemente in game. È possibile, è assolutamente un'opzione da valutare, visto che comunque via terra per ora si stava attaccando sicuramente tutti un po' meno. Andiamo adesso a vedere come saranno i nuovi livelli di domatore e minatore in game. Eccoli qua, il domatore ha il martello che è diventato verde, mentre il minatore ha la punta della sua pala che è diventata viola, molto suggestiva, molto molto bella. Ci vorrà un po' di tempo per conoscere la potenza di questi nuovi livelli delle truppe, l'impatto che avranno delle difese, dei piccoli cambiamenti che abbiamo visto nello sneak peek di oggi, ma ci saranno delle altre novità in arrivo nei prossimi giorni, nei prossimi video, quindi seguitemi anche sui social network dove vi vado sempre ad avvisare dei novità, dei video e delle live. I link, come sempre, sono qui sotto in descrizione. Ci vediamo quindi presto, sempre su questo canale. Va mos!